Torniamo in diretta da Agnano, settima in programma e la prova clou. Al via soggetti 3 anni, distanza di 2060 metri, partenza con i nastri alla pari. In prima fila finalmente par Forum Wise L, Fiona Jet, Fast LL, Flying the Dark Gar, seconda per Frank Dino. Un po' di problemi per Flying the Dark Gar. Forum Wiesel assume l'iniziativa nei confronti di Fiona Jet al largo Fast LL a precedere finalmente par. Si è sbagliato, rimasto piuttosto attardato Flying the Dark Gar, che insegue. Primi 200 metri in un 16 e mezzo che vale niente. L'avanzata di finalmente. L'errore di Forum Wiesel. 32 e 400 iniziali, da ultimo si ritrova primo, finalmente par. Che adesso riduce il ritmo. Fiona Jet in seconda posizione, Fast LL in terza, Frank Dino in quarta, si è ricongiunto Flying the Dark Gar. Il figlio di Varenne libero di gestire all'avanguardia. Forum Wiesel squalificato. 800 metri sul piede dell'1,21. Ritmo veramente di comodo, in maniera forse anche un po' esagerata. Comunque, finalmente par, facile all'avanguardia. Chilometro in 1,20. Adesso mette la testa di fuori Frank Dino, ma non cambia molto anche all'imbocco della penultima piegata. Finalmente completa la curva in 16 secchi. Adesso inizia l'accelerazione. Finalmente par va in chiarissimo vantaggio. Basta un parziale in 14 per prendere margine agli avversari capeggiati da Fiona Jet, poi lungo i paletti Fast LL. Si arriva così al miglio, percorso in 2,4, quarto intermedio in meno di 28. Finalmente par, a metà della curva finale si avvantaggia nettamente. Finalmente par, gli è venuta bene, ha fatto una passeggiata di salute. Facile. Fiona Jet valida seconda, Fast LL al terzo. È questo l'arrivo di una corsa monotona, ma finalmente par, eppure Raffaele Palumba tornano al successo. Il merito è soprattutto di Giorgio D'Alessandro Senior, che ha presentato un soggetto in grosso ordine dopo le batterie del derby di sabato scorso. A soli 6 giorni ha sfruttato l'occasione ed è ritornato alla vittoria. Io ho 55 e mezzo per gli 800 conclusivi, 2,31 e mezzo il totale, media ufficiale di 1,15 e 8 per il portacolori della futura Orses.